Non stupisce la nuova fonte di liquame che si è aperta, in cui nuotano quelli che ci stanno spiegando che i 3 bambini morti lì al largo della Libia siano solo dei bambolotti di una scena che secondo loro sarebbe stata ricostruita in studio, ovviamente per mettere in atto un complotto planetario che servirebbe per suscitare pietismo. Come se non bastasse leggere i reportage, i libri, guardare alcune trasmissioni per accorgersi che di persone morte, anche non bambini, ma anche bambini, donne incinte, genitori separati dai propri figli. In realtà siamo pieni nelle cronache tutti i giorni di tutti questi anni di emigrazione di massa. Non stupisce perché in fondo sono gli stessi idioti che vedevano i manichini, ve lo ricordate? Negli attacchi terroristici a Parigi o a Barcellona. Sono del resto gli stessi che ci insegnano tutti i giorni che la Terra è piatta. Sono quelli che dubitano, anzi, che sono certi della ricostruzione di un set cinematografico dello sbarco sulla Luna. E se dubitare dell'uomo sulla Luna ti rende addirittura sottosegretario di governo, come è successo per Carlo Sibilia, non si capisce, insomma, perché dovrebbero smettere. Ma ciò che colpisce non è la viralità della bufala, di cui si stupiscono ogni tanto alcuni quotidiani. La patria dei cretini è sempre stata assolutamente popolosa e ha i porti sempre aperti, in entrata soprattutto. E nemmeno l'ignoranza che sta dietro questo presunto nuovo scoop. Non sapere ad esempio che in Africa, soprattutto nell'Africa del Nord, ci siano persone che hanno anche la pelle bianca. Non avere idea di che cosa sia il rigor mortis. O non sapere nulla della saponificazione dei tessuti. Quello che colpisce veramente è che per questa masnada di idioti il non avere prove equivale a una prova fondamentale per sostenere le loro tesi. Dicono questi loschi rimestatori di letame che se un fatto è universalmente riconosciuto, e allora per forza deve essere falso, poiché è pianificato dai poteri forti. In sostanza, quindi, gli alberi non sono alberi, il sole è una lampadina, lanciarsi dal 20° piano non è mortale, nemmeno pericoloso, e alimentarsi non serve per vivere. Se tutti credono a qualcosa, io dichiaro al mondo che quella cosa è falsa. Se ci pensate, è il modo più puerile e vigliacco per farsi notare, semplicemente. Ma i nostri eroi, badate bene, non trovano prove per sostenere le proprie tesi. Si limitano a insinuare contro le tesi degli altri. Così, basta questo. Del resto sono gli stessi che, nonostante la loro conclamata curiosità che esercitano tutto il giorno, soprattutto sui social, non hanno avuto il tempo probabilmente di leggere, di raccontare anche del migliaia di bambini morti così in fondo al mare, cioè quelli che non sono stati ripescati, senza bisogno nemmeno di soffermarsi troppo su questi ultimi 3. E del resto, se ci pensate, sono gli stessi che sono convinti che un annuncio su Facebook equivalga a un decreto, a un atto di governo già fatto. E infatti a loro basta così, a loro basta la propaganda per convincersi di maneggiare la politica, a loro basta l'insinuazione per convincersi di fare informazione, ma soprattutto che quei bambini siano considerati dei bambolotti, se ci pensate, per loro è un enorme condono. Se dubito di qualcosa, ho il diritto di non ritenermi coinvolto e quindi di credermi assolto. E invece i veri bambolotti siete proprio voi, che avete bisogno di masturbare il vostro ego di fronte alle foto di quei bambini morti per farvi notare dal resto del mondo. Esibizionisti codardi di un complottismo che serve per non dover sostenere le vostre idee nel mondo normale. Siete bambolotti neri che hanno bisogno della morte per sentirsi vivi. Vampiri, cercatori di carogne, merda. In sintesi, la vera pacchia è la vostra dietro allo schermo.